I padroni di casa sono alla prima finale della loro storia. Hanno incantato solo nella semifinale vinta con il Portogallo e proprio quella vittoria dovrebbe aver dato loro fiducia e slancio. Per i tedeschi è invece la seconda finale mondiale dopo quella vinta nel 54 a Berna contro la Grande Ungheria. La Germania teme le grandi accelerazioni degli inglesi, le sue armi preferite sono al contrario una grande abilità di manovra e la straordinaria bravura dei centrocampisti. Al mio fianco Maurizio Mosca, al quale chiedo subito una finale che nasce sotto il segno di un grande equilibrio. Grandissimo equilibrio, come sono viste nelle due semifinali, sono le due squadre che sicuramente hanno meritato di più, che fanno della forza, dell'agonismo, ma anche di un grande talento le loro armi, quindi una finale incertissima e la finale più logica. Formazioni delle due squadre, l'Inghilterra che sta attaccando è in maglia rossa, qui nelle nostre immagini d'epoca in maglia scura e pantaloncini bianchi, va subito al tiro con Stiles, tiro che è stato ribattuto, poi Cohen tenta ancora di infilare il pallone in aria ma non ci riesce. La Germania, dicevamo, fa registrare il rientro di Hüttges nel ruolo di terzino destro al posto di Lutz. C'è un giallo non risolto, Beckenbauer è stato ammonito due volte nel corso del mondiale, l'ultima in semifinale contro l'Unione Sovietica, ma la seconda ammonizione non è stata confermata dalla FIFA e quindi il tedesco può scendere in campo. Anche intanto allora, vediamo la conclusione di Tilkowski. L'Inghilterra dunque in campo in maglia rossa nella stessa squadra che ha battuto in semifinale il Portogallo. Banks tra i pali numero 1, linea difensiva composta da Cohen numero 2, Jackie Charlton numero 5, Moore numero 6, Wilson numero 3, a centrocampo Stiles numero 4, Bobby Charlton numero 9, Peters numero 16, in prima linea Ball numero 7, Hurst numero 10 e Hunt numero 21 per la direzione tecnica di Half Ramsey. La Germania risponde con Tilkowski tra i pali numero 1, maglia bianca e pantaloncini neri ovviamente per i tedeschi.